Fabio Lapassi con 100 waifu alle 21 sul mio canale Twitch. Tiamat-Official, primo link in descrizione. Ho perso una scommessa. Non mancate per una serata che entrerà negli annali. Venite a difendere le vostre waifu preferite a vedere quale bomberò passerò io. Vi aspetto. È un caldissimo lunedì di agosto, il primo di agosto, ma siamo chiaramente tornati con Anime News. Non si molla un cazzo. Anche oggi diverse notizie interessanti di cui parlare. Il video è diviso in capitoli come al solito, ma vi consiglio la visione totale per rimanere più aggiornati, mi raccomando. Dunque, non mi dilungo oltre, iniziamo subito. La seconda stagione di Made in Abyss sta venendo davvero apprezzata, come è giusto che sia, essendo uno dei migliori anime in uscita negli ultimi anni, ma non è questa la notizia. Avete per caso 3.533 euro da spendere in figure? Chiedo, eh. Si sa mai. Comunque, se come me non volete vendervi un rene per potervela permettere, potete tranquillamente, sempre come me, sbavare dinanzi a questa action figure splendida, a grandezza naturale di Nanachi. Insomma, uno dei personaggi più amati di Made in Abyss, com'è giusto che sia, sinceramente. Nanachi credo sia letteralmente il mio personaggio preferito di Made in Abyss. Direi che però, almeno per ora, il rene deve rimanere dove si trova. C'è un titolo, un film di animazione che uscirà proprio quest'anno che a mio avviso si rivelerà una vera e propria perla da vedere assolutamente. Sto parlando di Il Castello Invisibile, tratto dall'omonimo romanzo di Mizuki Tsujimura. È stato appena rilasciato un nuovissimo trailer all'interno del quale per l'appunto viene confermato il 2022 come anno di rilascio e più precisamente il 23 dicembre 2022 in Giappone. Un bellissimo regalo per i giapponesi da andarsi a vedere al cinema. Vi consiglio di andarvi a leggere la trama, che è veramente tanto lunga e complessa per essere inserita all'interno di Anime News. Magari più avanti, in un Anime News che si avvicina per data all'uscita di questo film, ve ne parlerò comunque. In generale, ripeto, cercatela online perché merita davvero tantissimo. E dopodiché guardatevi anche il trailer, che chiaramente trovate linkato sotto in descrizione, e fatemi sapere cosa ne pensate. Sinceramente, per quanto mi riguarda, potrebbe davvero rivelarsi uno dei migliori film dell'anno. Sono curiosissimo. Torniamo a parlare di Chainsaw Man, perché finalmente è stato ufficialmente rotto il periodo di silenzio. Il sito ufficiale di Chainsaw Man ha confermato che il 5 agosto verrà rilasciato un trailer ufficiale per l'adattamento animato durante un evento dello studio MAPPA che verrà per l'appunto trasmesso in live su YouTube. Qualora dovesse trovarsi in orari fattibili, mi piacerebbe vederlo con voi proprio in live, reactandolo in diretta. Altrimenti, qualora non fosse possibile per coincidenze di orari, sicuramente lo vedremo nella prima live disponibile subito dopo l'evento. Detto ciò, ragazzi miei, è stata rilasciata una nuovissima key visual, quella che state attualmente vedendo in sovraimpressione, che sicuramente in realtà avrete già visto questi giorni nei social, essendo che è andata in tendenza fondamentalmente ovunque. C'è da dirlo, è davvero fighissima. Le mie aspettative per Chainsaw Man sono incredibilmente alte, ho un hype devastante anche solo per il trailer del 5 agosto. Arriva un trailer per Eminence in the Shadow, che chiaramente trovate linkato in descrizione. Nonostante potrebbe rivelarsi la classica cavolata mezza fantasy isekai, sinceramente mi attira, soprattutto per quanto riguarda il character design, che risulta a mio avviso splendido, almeno in alcuni casi. E soprattutto almeno dal trailer, poi c'è da vederlo all'interno dell'anime effettivo. Vi lascio brevemente la trama. Gli uomini che vivono nell'ombra sono quel tipo di persone che passano completamente inosservate, ma che in realtà detengono il potere da dietro le quinte. Questo è l'obiettivo di Shido, e per raggiungerlo conduce una vita insignificante durante il giorno, mentre durante la notte si allena costantemente e duramente per prepararsi alla sua ascesa al potere. Finalmente riesce a raggiungere il suo obiettivo, ma dopo un incidente fatale si risveglia in un nuovo mondo. Qui si trova a capo di un'organizzazione che combatte i demoni, rimanendo però celata nell'ombra. Lo vedete tranquillamente, ha una struttura che potrebbe veramente rivelarsi sotto la mediocrità tranquillamente. Ma perché non dargli un'occhiata? Sul web non ne parlano malissimo, dunque messo in lista, al massimo verrà droppato al secondo episodio. L'anime di Dragon Quest The Adventure of Dai sarà composto da 100 episodi, questo ci viene fatto sapere dal sito ufficiale. Non avete idea di quanto stia amando Dai, per quanto in realtà io stia leggendo il manga e non stia guardando l'adattamento animato in questione. Detto ciò, mi piace incredibilmente la sua struttura, sia per quanto riguarda la narrazione, sia per quanto riguarda la costruzione dei personaggi. Sicuramente più avanti andrò a vedere anche questo adattamento animato di Adventure of Dai, perché mi incuriosisce tantissimo, soprattutto perché mi parlano bene sia di animazione che di character design. Dunque, perché no? Voi lo state già seguendo? Se sì, cosa ne pensate? Beh, so che
alcuni di voi piaccia, più che altro per il fetish nei confronti di un personaggio nello specifico, quindi vi riporto questa notizia. È stata ufficialmente annunciata la seconda stagione di The Detective Is Already Dead, il che sicuramente renderà felici tutti i feticisti di siesta. Sicuramente uno dei motivi chiave per cui questo anime è stato così tanto apprezzato. Comunque, scherzi a parte, più o meno è stato rilasciato anche un primissimo video promozionale che in quanto tale in realtà nulla fa vedere della seconda stagione e una primissima key visual che state attualmente vedendo in sovraimpressione. Come sapete non ho apprezzato la prima stagione di The Detective Is Already Dead, come in realtà avete anche constatato in live più volte dato che ho avuto l'opportunità di commentarla più volte. Ma voglio sapere la vostra nei commenti. È stato rilasciato online un cortometraggio celebrativo per il 25esimo anniversario di One Piece, che peraltro abbiamo visto il live, davvero splendido. Si tratta di pochissimi minuti, ve lo lascio linkato in descrizione, mi raccomando andate a vederlo se ancora non l'avete fatto. Comunque il titolo è 3463 avventure, per l'appunto dura 5 minuti e mezzo. Al suo interno ripercorriamo la storia dei 25 anni di pubblicazione di One Piece, tramite le tavole più iconiche ed importanti. Comunque il titolo deriva dai 3463 pennini usati da Oda in questi 25 anni. Come vediamo anche all'interno della clip stessa. Sinceramente un bellissimo modo per festeggiare questo anniversario di One Piece. Mi sono davvero emozionato nel vedere questo video insieme in live. Andate a vederlo, mi raccomando. Facciamo chiarezza sulla questione solo leveling, visto che in live ancora arrivano persone abbastanza confuse sull'accaduto. È venuto purtroppo a mancare l'illustratore della light novel originale del manhwa di Solo Leveling. Triste notizia che è stata riportata ufficialmente e direttamente dalla compagnia nella quale era direttore ufficiale. Molti pensano ancora erroneamente che sia venuto a mancare lo sceneggiatore di Solo Leveling, ma non è così. Questa parte di Anime News spero vi abbia chiarito un po' di più le idee. Chiaramente rimane un avvenimento tristissimo e in questi momenti bisogna assolutamente portare rispetto, mi raccomando. Sono esseri umani come tutti, non macchine adibite al soddisfare qualsiasi bisogno dei lettori. Parliamo della sesta stagione di My Hero Academia. Durante l'Hero Fest 2022 a Tokyo è stato ufficialmente annunciato che l'attesissima sesta stagione di My Hero Academia andrà in onda in anteprima il 1° ottobre. Insieme a questo annuncio è stata rilasciata anche una visual nella quale vengono messi a confronto, in fase di battaglia o di inizio in procinto di andare in battaglia, eroi e villain. Tra l'altro denotando ancora una volta quanto questo arco narrativo per My Hero Academia sarà di svolta in questo senso e mi raccomando spero che verrà adattato bene. Mi sto mettendo in pari piano piano con il manga di My Hero, questa parte l'ho già letta e l'ho apprezzata tantissimo, tra l'altro per me sta crescendo esponenzialmente di capitolo in capitolo, dunque spero che l'adattamento da qui in poi sarà impeccabile. Quando inizi a leggere qualcosa su Manga Plus poi è finita, inizi a leggerti veramente tutto. Mancano quindi un paio di mesetti all'inizio della sesta stagione di My Hero Academia, se siete anime only preparatevi. Davvero. Non dimenticatevi della bombiola passi speciale 100 waifu questa sera alle 21 sul mio Twitch tiamat_official. Ovviamente vi aspetto. È stata rilasciata un'illustrazione speciale per celebrare il 10° anniversario di Sword Art Online tramite l'account Twitter ufficiale. Chiaramente la state vedendo ora a schermo. All'interno della sagoma di Aincrad possiamo trovare i panorami dei vari mondi di Sword Art Online e poi all'esterno i vari personaggi protagonisti delle varie stagioni di Sword Art Online. Tra l'altro compresa anche Mito di SIO Progressive, un pochino piccola in basso. Comunque non è questo l'importante per i fan, quanto più il fatto che il 6 novembre a Tokyo si terrà l'evento speciale per celebrare i 10 anni di Sword Art Online anime, chiaramente. Tra l'altro a questo evento ragazzi saranno presenti Eraoi, Asuka e Reona, che canteranno le varie canzoni di Sword Art Online. Ora, a parte che per vedere un concerto di Reona dal vivo probabilmente mi svenerei a prescindere da quale anime stia cantando fondamentalmente, c'è da dire che a questo evento probabilmente, almeno per quanto mi riguarda, verrà annunciato qualcosa di grosso per l'anime di Sword Art Online. Stiamo parlando del 10° anniversario di un evento che sta veramente venendo hypato tantissimo. La possibilità che venga effettivamente rivelato l'adattamento animato di Sword Art Online Unity Ring potrebbe esserci, per quanto le light novel non siano finite e per quanto questo annuncio potrebbe semplicemente riguardare la sua produzione e basta. Insomma, un annuncio iper mega approssimativo. Chiaramente però è
ancora tutto da vedere, soprattutto perché le novel sono in corso, ma anche perché attualmente si stanno occupando di Sword Art Online Progressive dei film. Ma il fatto che questo evento possa nascondere un super annuncio non è da escludere, a mio avviso. Signori, il video giunge al termine, spero che vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo di scrivermi nei commenti le notizie che più vi hanno colpito e quelle che più stavate aspettando, mi raccomando. Noi ci vediamo in live questa sera, così come tutte le sere. Vi aspetto, un saluto al Tia, ciao ragazzi!